Fuori nevica, fuori fa freddissimo e noi svolazziamo. Andiamo a incontrare il nostro amico Genki. Io non mi ricordo se c'erano dei collezionabili da cercare sui tetti. Di solito nei giochi dell'uomo ragno ci sono sempre chicchette del genere, però forse qua l'hanno semplificato un po' la cosa. Se ricordo bene, erano proprio delle mini missioni, ricercare sì, gli zaini di Peter e tutte queste cose qua. Allora, quadrato. Non l'ho capito. Ah, le capriole. Ok. Tutte le evoluzioni in cielo. Quella all'indietro è una delle mie preferite. Ho alzato un poco il volume del gioco perché rivedendo il primo video forse era un po' bassino il gioco. Vediamo se così va un po' meglio. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Bello. Provalo. Ti copro Wow, io. è lui, è lui. Il nuovo costume. Mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi stai? Ah, pensavo fosse quello nero. Va bene, dai, ci sta un pochino di attesa in più. Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume. Mi piace comunque. Mamma mia. Questi ragazzi dell'Insomniac sanno fare veramente dei costumi fantastici. Questo non credo sia, non me lo ricordo nelle varie storie dei fumetti, credo sia nuovo, ma... Vai a nord per la seconda parte del tuo regalo. Oh! Dovrebbe darla nella descrizione un indizio. Nel primo Spider-Man, ecco, oh, un'anteprima dei costumi. Allora, calma, Costume, grandi responsabilità, non mi dice altro. La parte del cappuccio. Bello, mi piace. Questi che sembrano veri mi fanno impazzire. Allora, questo è il primo costume sportivo. Io spero che non me li faccia vedere gli altri. Cavolo. Ah, ho oscurato, perfetto. Mi va bene l'indizio perché se no me li rovinavo già tutti ora praticamente. Questo. Credo sia un costume che già era presente nel primo. Ah, cartoon. Sono tutti costumi. Mamma mia, fantastico. Ma Morales, peccato, è un ragazzino. Cioè, questo è quello originale. Questo è quello di un altro universo. Un mondo parallelo. No, aspetta. Ragnoverso. Come si chiamava il film? Mi sfugge. Questo è stile Spider-Man 2099. Ah no, Anti-Venom. Resistenza agli Anti-Venom. Una versione Recolor con la sciarpetta. Figo. Questo è stile Ragno Rosso, sembra. Ok, bello, Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Mi Mi sei impostato in piace un automatico po' il programma meno di Jameson. purtroppo volteggiare Sicuro? con Te Morales l'ho rispetto detto, a c'è Peter. scontro. Cioè, Peter Il mio ha il speciale di fisico intelligenza analitico è di stato annullato a Un causa del adulto, è caos muscoloso, sa cosmico più originato di dai nostri supereroe. eventi. Lui Ci sarà qualcosa?
lo so, è molto molto bambino. Non... Guarda la camminata da figo, però. C'è stata una segnalazione di qualche crimine? No, ok. Ho visto apparire una cosa rossa. Oh, il ponte del film è sempre un altro universo dove succede un po' di casino qua tra loro due. Ho sentito però un aiuto. E là? Puoi fare uno dei tuoi numeri? Uno dei miei numeri? Diverse attrezzature. Vediamo un po' questo secondo regalo. Lancia ragnatele, no, ce li ho. Che può essere? Combat. Sembrava che cos'era. Volo addestramento. Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere il vantaggio. Catapulta. Ah, sì, ok. Ora prosegui con un attacco in volo. E ora un classico. Il calcio in oscillazione. Il calcio? In oscillazione. A chi? Calcio a chi? Non l'ho capito. Ah, devo tornare qua, ok. Saltare. Questa olotecnologia è perfetto. Incredibile. Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Il disarmo lo sappiamo. Col triangolo. Ok. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi. Puoi estenderli con le loro stesse armi da una gran soddisfazione. Già. Doppio vantaggio. Ok, sì. È pazzesco. Grazie, Peter Parker. Ora combiniamo queste due mosse. La catapulta. Usa la ragnatele sui nemici in aria e prendi le redini dello scontro. Tra l'altro fai un rumore esilarante. Un classico. Ehi, prendi! Io penso che il combattimento in questi giochi di Spider-Man, questo... questi due ultimi giochi sia veramente uno dei più divertenti mai fatti in un action game. L1 quadrato
Cos'è? Schianto... Ah, lo schianto Venom. Ok, ci sto. Dov'è? No, si è buggato. No. Ok. No! Ok. Cos'è che voleva? Appena si inizia a prendere il controllo di tutte le mosse diventa qualcosa di incredibile. Guarda qua che c'è. Fantastico. Lo schermo blu no. Tecnologie che possiamo vendere. Oh no. Spider-Man! Che è successo? Eliminiamolo via col bottino. Siete qui per una ripassata? Sì. Ok, vi accontento subito. Facciamo fuori il ragno e prendiamo le equipaggiamenti. Ci frutterà soldi a palate. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata a marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Meraviglioso. Liscio. Aspetta, che è successo? Si sono attivati pure i cosi. Ma sono trasparenti. Ma... come fanno a essere trasparenti? Benvenuto. Cavolo, si muore in questo gioco, eh? Ottimo. Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, vi accontento subito. Facciamo fuori il ragno, prendiamo l'equipaggiamento. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata a marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Ma sono trasparenti. Come fanno a essere trasparenti? Appena il combattente uno lo prende un pochino meno seriamente, si muore. Fantastico. Ma questa non è una battuta. Io sono crudele. Tu dici. Chi è che mi spara? Ce n'è più? Ah, mi stavo riscaldando. Errore di sistema. Il problema dei ladri è risolto. Ora pensiamo al simulatore. Errore critico. Al circuito AF15. Kernel panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Pete ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Per rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, vado a dare un'occhiata. Ehi! Voglio sapere tutto sui suoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come okay. Veleno. Ok. Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi a casa. Ricorda potere Venom, fidati, perfetto. C'era un comando per appigliarsi a questi punti. Ma caspita era. No. 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 Ah, ho attivato il Venom. Come cavolo è? Ah, ok, così. Ok. Sai,
mille per il passaparola. Siamo saliti in classifica dal 136esimo posto all'87esimo. E chi è questo? Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri messaggi. Prima domanda, di dove sei, Danica? Sono nata in Cina. Crimini in corso. A New York da quando avevo 6. Andiamo a sventare il nostro primo crimine. Scherzo, il link. Allora, dov'è? Terza domanda. Lì. Qual è lo scopo del tuo podcast? Vedete, ho un amico, un ex giornalista passata alla politica, con cui prendo il caffè una volta alla settimana. Discutiamo delle ultime notizie e anche se non concordiamo sempre su tutto, difendere la mia posizione mi aiuta a chiarirmi le idee. Mi spinge a informarmi meglio e a superare la prima reazione di pancia. Perciò... Sistemo io! Mi meriti una lezioncina. Ti faccio... Ah, mi ha preso. Ah, pensavo fosse lontano. Cavolo, fanno male comunque. Tu, questo fucile ci hai rotto un po'. Ai! Ma quanti sono? Caspita, ma fanno malissimo quando mi pigliano però. Ma dai! Cioè... un po' esagerato. Poco fa ho resistito a Rhino, esplosioni. Spider-Man salva il... poi due mazzate. Non ci credo, salvato da Spider-Man. Oh, il costume. Si è sporcato. Chi ho salvato? Sto tizio? Ehi, compare, 10 euro. Ti ho aiutato. Devi rubare persino dei volontari. Ah, sei un volontario. Vabbè, sei forse più messo male di me allora. Dai. Ciao bro. Allora, la storia. Quindi questi sono quelli della storia. No. Ah sì, giusto, missione primaria. Noi siamo in... ok, siamo passati in un'altra area. Io per ora ignorerei questo, perché siamo già a quasi 18 minuti di video. Passerei da casa e poi continuerei la storia per il momento. Allora, casa. Io sono curioso di vedere un po'. Dove sono finito? In mezzo alle scale. Sono messo che sblocco cose, non lo so. Piano piano sta tornando alle mani tutta la pratica fatta col primo. Sto togliendo un po' di ruggine. Qualche altro combattimento. Allora. Dov'è la casa?
Questa non è la casa di Peter. Forse non posso entrare. Perché mi indica questo palo? Non è il momento per l'ansia da prestazione, Billy! Ma per me... Ci hanno provato! Hanno provato! Niente, forse non posso. Chiunque abbia architettato la fuga di Rhino per spedirlo a demolire lo studio nel mezzo delle registrazioni dello speciale di Natale. Pensate ai bambini! E pensate a me! Perché J. Jonah Jameson rifiuta il bavaglio e nel mio indefesso... Mamma mia, ha iniziato questo a rompere. Infatti, mi sono tappato il naso e sto trasmettendo da quella topaia che il mio produttore Jared definisce appartamento. Oh, io però non mi ricordo come si fa. Ok, col triangolo. Ok, ora io non mi ricordo. Ok. Se mi danno un altro colpo muoio. Fermi, fermi, fermi. Favoloso. Ora ho paura però che ci sia la parte del combattimento. No. Finita qua. Ok. Tutte le risorse ottenute. Seleziona una nuova modifica e tieni premuto. Che cosa ho... Cosa ho sbloccato? Riduce il 25% dei danni di attacchi. Oh, sì. Subito. Mi faccio un po' troppo male. Perfetto. E questo... Gli attacchi eseguiti dopo una schivata perfetta. Va bene, ok. Un danno in più. Per ora va benissimo difesa. Modifica al visore, attenzione, novità questa. Non c'erano prima le modifiche al visore, ok. Ah, abbiamo il punto abilità pure. Punto abilità e possiamo mettere stavolta questo. Incrementa il potere bioelettrico oppure... Infliggere stordimento con meno nemici vicini disarmando gli ali scaglie in aria. No. Iniziamo... E queste pure? No, per il momento no. Ah, con la sfida, combattimento. Aumentiamo il potere. Generato... Ok, si carica prima praticamente, va bene. È fermo, avvicinarsi e occhio al vigilante. Ehi. Ah, mi sembra che ce l'avano con me. Allora, proseguiamo per la storia. Intanto oggi abbiamo sventato due crimini in quest'area. E se è come il primo, ce ne saranno un tot di crimini ogni area. Che so, due inseguimenti, tre rapine e cose varie. Per poi sbloccarli tutti. Simon Krieger, e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nufo. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è nufo. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a nufo. Puzza di bruciato. Roxon, energia alle persone. Ma cos'era? Quest'idea di questo fatto dell'energia non mi piace tantissimo perché è copiato dalle Stark Industry di Iron Man un po' questo discorso. Era lui fissato col dare l'energia infinita a tutto il mondo.
Ah, la proiezione. Qui non c'è nessuno. Ha sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Oh. Hanno effettuato una ricerca su me. Cosa pensavano di... Questo sarebbe un shocker, un'evoluzione di shocker. No, sembra proprio un team. Che notte da incubo. Ai. Questi mi sa che saranno un po' un problema. Tecnologia super, ma il Venom li ha distrutti. Sì, Frankie ha ragione. Venom c'ha. Cavolo, l'avevo schivato. Oh. Niente, ancora devo fare un bel po' di pratica. C'è quello là sopra. Posso disabilitare le loro armi temporaneamente. Mamma mia, pugno. Bellissimo. Via. No. Ancora non mi viene naturale andare a fare questo pugno elettrico. È una novità. Se ho avuto un pugno caricato. Ok, perfetto. Dobbiamo evitare le scariche elettriche. No. No, l'ho lisciata col calcio, ok. Ancora? Ma quanti? No. Aspetta, mi sono confuso. Stavo saltando. Se la smettessero di spararmi un attimo, magari. Perfetto. Oh, ma non sono finiti più, ma porca miseria. Sono entrati qui. Forse stanno cercando il Newport. La roba del reattore non è ancora installato. Parlano di spedizioni. Strano, molto strano. Ehi, ho fatto la spesa per tua madre, ma vuole sapere dove sei finito. Ah, l'ho sprecato. Cavolo. Ok, faccio il prima possibile. Grazie. Certo che non ci stanno iniziando in maniera delicata. Cioè, il livello di sfida già c'è. Ah, l'ho lisciata. Abbiamo finito? No, ancora. Basta. Ancora. L'ho preso? Sì. No. Ancora. Ma non sono finiti più. Accettate i resi?
Sono stanco. Allora, un attimo di respiro. Porca miseria. Sono troppi, non ce la faccio, cioè sono stanco, ma non sono finiti più, ma quanti ce n'è? Ma dai, è 2 ore che picchio, ma quanti ne ho uccisi? Cioè, a me che mi piacciono i giochi difficili, ma porca miseria. Un esercito già come prima missione. Vabbè. Cioè, io ancora sto cercando di ricordarmi i comandi e qua mi buttano. Vabbè, siamo al gioco. Cioè, loro forse pensano che siccome viene dopo che uno si è finito tutto il primo Spider-Man, già conosce i comandi, è abituato, sì, ma se li fa di seguito va bene, ma... Allora, calma. Calma. Non si fermano. Io devo evitare di sprecare il pugno Venom e usarlo per quelli più problematici, tipo quelli con i pugni giganti. Poi sono tutti armati, tutti! Mamma mia! Cerchiamo di sfruttare di più l'ambiente. Parlavano di nuvole. Ma dove ce l'ho fatta? Devo scoprire cosa sanno per anticipare le loro mosse. Anf. Prevedo degli scontri veramente, veramente pesanti. E poi tra l'altro i bonus, cioè le sfide quelle opzionali, sono sempre ovviamente più difficili di quelle della storia. E nel primo capitolo le ultime opzionali sono state veramente difficili. Ho fatto dei combattimenti di quasi mezz'ora di pestaggi con corazze incredibili che sparano missili a tutti i lati. Veramente difficile. Credo di avere un video di una battaglia del genere caricata sul canale del primo Spider-Man. E qua chissà dove arriveremo. Se ci inizia così. Allora, un attimo, che sono tutte queste missioni? Ah, perché mi dà comunque anche quelle complete. Quindi, all'accesso ai Regnatele, regalo da Dio, un nuovo TWIP. E quindi ora stiamo facendo questa, ok? Ok. Quindi sono tutte missioni principali. Per il momento le missioni secondarie ancora non...
Non ce n'è, o meglio, ci sono le cose da completare nella mappa. Cavolo, sti punti dove si incastra. Perché non sale sul muro? Oi! Boh. È molto buia la città, non si vede quasi mai il personaggio. Scusa, ma non è dove siamo stati noi? Dale, ho fatto il giro con un cretino. Punto abilità. Tieni premuto per eseguire uno strattonamento Venom. Dopo aver lanciato un nemico in aria con una combo in mischia o un attacco Venom. Ok. Ok. Va bene. Missioni. Allora, questa è finita. Prima di iniziare l'altra, facciamo almeno un altro obiettivo. Sfida di combattimento 1.0. Così evitiamo di finirci la storia tipo in una partita. Vediamo di godercelo il gioco. Io di solito facevo che prima di continuare la storia completavo tutto quello di opzionale che c'era in mappa, e quando finiva che non c'era proprio più niente da fare, e allora si proseguiva con la storia. Non so quanto questo possa essere noioso a livello di un gameplay portato su YouTube. Dov'è? Dov'è il crimine? Non è qua? No? Ah, è sul tetto? Oh! Che stanno combinando? Parli di me? Finalmente un avversario degno? Ma con chi stai parlando? Il quartiere è un po' più sicuro adesso. Perfetta questa. Grazie, grazie. Dai, va un po' meglio. Per fortuna stai bene. E allora? Quindi nell'area ce n'è. Ah no, era questa che stavo mandando e poi siamo stati interrotti. Ma e questi? Dove li conta questi crimini che noi stiamo facendo?
Non mi dire che non li conta. Non può essere, non li vedo. Forse i molestatori da marciapiede posso gestirli, ma gli evasi del raft anche no. Ehi, seriamente. Grazie. Prego, prego. È il mio mestiere, diciamo. Di nuovo lo stesso punto. Sblocca centrifuga. Vediamo. Si può fare, dai. Ok. Oh, la super rotazione. Buona idea. Va bene, quindi facciamo le sfide. Io poi, ad esempio, adesso ho sbloccato il livello minimo, a quanto pare. Poi c'è argento e oro, quindi spettacolo e ultimate. Poi queste io me le potenzio per i fatti miei, non vi voglio uccidere fino a questo punto. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Con la storia che sarà la Nochebuena. Ci vediamo alla prossima.